Non sono mai riuscito a descrivere in cosa consista il mio lavoro. Per questo ho deciso di raccontarvelo così. Oh, bentornati! Scherzavo. Oh yes, questa mattina siamo qui a Teatro Navalge e siamo già all'ultima tappa del Panorama Music. Mi sembra ieri la prima data. Prima tappa del Panorama Music. C'è un quartetto di pazzi che suonerà quest'oggi. Il tempo passa veloce, per noi montanari l'estate è una stagione corta e intensissima. Cremoso e avvolgente. Comunque, siamo pronti? Partiamo un po' da quello che ci offre il teatro. Ai lati abbiamo come impianto un K-Array con 4 teste e 2 sub per ogni lato. Eccoli lì. Ma li sposterò, li metterò tutti e 4 al centro, altrimenti rischio di avere la parte bassa, poco chiara, poco cristallina e addirittura potrebbe infastidire l'ascolto, soprattutto per chi sta di fronte a 2 sub. Portiamo giù la regia. Il teatro è tutto pronto. Adesso verrà il Franz Brigadoi a darmi una mano a saldare un paio di cavi. Saldare i cavi è importantissimo, quindi è meglio osservare qualcuno che lo sa fare bene prima di fare dei danni. E dai, è un bel palco, no? Hola. Allora, a questo punto vi voglio raccontare una cosa che mi è appena successa ed era un po' che non mi succedeva più, ma ve lo voglio raccontare facendo la faccia che fa Don Matteo quando capisce chi è stato a commettere il delitto. Per farlo basterà semplicemente aggiungere alla faccia un accordo con la quinta aumentata. Eccolo qua, un esempio di accordo con la quinta aumentata potrebbe essere questo: Do, Mi, Sol, Diesis. Sentitelo un po'. Eh sì, è proprio lui. Ho preso un'altra multa. Sono passato nel deviate, ma nella mia macchina c'ho il permesso. Però guidavo un altro mezzo e nel furgone non ce l'ho il permesso. Ad ogni modo, veniamo alla parte seria di questo video. Perché c'è una parte seria? Il mio mandato principale di questo mese di settembre è la realizzazione dell'original score, quindi della colonna sonora e di tutte le suggestioni sonore e sound design di un film prodotto a Londra, diretto da Giacomo Gabrielli e prodotto da Giacomo Gabrielli insieme a Vincent Frattini. Il film si chiama B309 e tratta di temi davvero davvero interessanti e molto molto attuali. Come vi dicevo, il film è prodotto a Londra, quindi ci troviamo in un contesto politico, possiamo dire, abbastanza di destra, quindi sicuramente non favorevole nei confronti dell'immigrazione. Il tema di questo film è proprio di un ragazzo italiano che purtroppo non ha rapporti con la propria famiglia e si trova ad essere buttato fuori dal proprio appartamento a Londra da solo, senza la possibilità di avere supporto dalla propria famiglia, senza una casa. Homeless. Questo ragazzo è omosessuale e avrà qualche problemino anche con delle chat online, perché finirà in dei guai.
Le tematiche di questo film sicuramente non suggeriscono una musica particolarmente dolce, soave, orchestra. I suoni saranno molto crudi, molto elettronici e per realizzarli ho qui un nuovo giocattolo. Eccolo qui, il Mini Brute dell'Arturia 2. Non è sicuramente una macchinetta famosa per essere dolce e tranquilla, ma anzi direi che ha un suono molto aggressivo e quindi è sicuramente perfetta per questo tipo di utilizzo. Proviamo a ricreare uno dei suoni che ho realizzato per questo film. Per cominciare parto da un po' di onda quadra. Sto utilizzando una nota molto basso. Apro completamente l'amplificatore e do un po' di onda quadra. Comincio a modularla, diciamo cambiando di simmetria quest'onda quadra. Inoltre io posso fare in modo che in maniera autonoma questo knob faccia questo effetto grazie al primo oscillatore che lo sto muovendo molto velocemente. Vi faccio sentire che effetto fa. Si è arrabbiato molto di più. A sommare un po' di onda triangolare per aggiungere armoniche. Comincio a ripiegare queste onde triangolari aggiungendo armonici. Fate attenzione. Eccoli. Ecco fatto. Noi qui abbiamo disponibile un altro oscillatore per fare magari delle ottave basse, per fare cose di questo tipo, ma lo possiamo utilizzare anche per modulare quello che abbiamo creato finora utilizzando questo oscillatore, ma facendo solamente muovere ancora di più il nostro suono. Cominciamo a sentire che effetto fa. Molto cattivo, no? Ecco fatto. Facciamolo passare nel filtro. Fra parentesi, è bellissimo il filtro di questo synth. Voglio utilizzare un altro tipo di filtro. Non voglio il filtro passa-basso, cioè che mi permette di chiudere il suono. Il filtro passa-banda. Cioè lui sceglierà una porzione di suono e me la farà ascoltare. Eccola qua. Siccome io voglio che il suono faccia una cosa tipo wow 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 wow, comincio a automatizzare il movimento di questo filtro. Mi baserò sul secondo oscillatore. E qui è utilissima la patch bay, questa zona in cui posso prelevare del segnale in giro e portarlo da altre parti. Esco da lui, dal secondo LFO, entro in un attenuatore che mi permetterà solamente di dosare. Entro nell'attenuatore, esco ed entro direttamente nel filtro. Il filtro si muoverà autonomamente, ve lo faccio ascoltare subito. Apro il filtro e comincio ad aggiungere modulazione. Eccolo. Aggiungo un po' di risonanza. Posso automatizzare anche questo movimento, che in questo caso viene da questo, che lo sto già utilizzando, quindi deve andarmi bene così. Gli dà questa parte gommosa in più, ci sta molto. Aggiungo una chicca di questo strumento, che è questo, si chiama Brute Factor. In italiano possiamo dire il fattore di brutalizzazione. Non fa altro che far ricircolare ancora il segnale gonfiandolo e distorcendolo leggermente. Sentite un po'. Il nostro suono è pronto. Ragazzi, scusatemi se in questo video sono stato un po' troppo nerd. Per farmi perdonare, farò esplodere una bomba. Ragazzi, come sempre, grazie per il vostro immenso coraggio e per aver visto questo video. Ci vediamo nel prossimo settimanale.